La box approda in piazza Rossellini a Dispoli, palcoscenico ideale per raggiungere appassionati e curiosi. Circa 500 persone hanno assistito alla manifestazione internazionale Italia-Polonia, riservata a varie categorie. Sul ring oltre 30 boxer tra i 15 e i 30 anni provenienti dalle associazioni della provincia di Roma e soprattutto dalla Dispoli con Marzia Academy che ha fatto incetta di medaglie. Sono molto contento, poi dal pubblico si vede che la manifestazione sta andando molto bene, una grande soddisfazione, ho trovato molto riscontro positivo e sono riuscito a organizzare anche quest'anno un bel evento, diciamo, a livello internazionale. La passione per il pugilato nella città di Ladispoli è cresciuta soprattutto nelle donne. Diciamo che ci sono parecchi di questi ragazzi che combattono questa sera che sono già stati convocati in nazionale e hanno combattuto anche per la nostra nazionale. Possiamo vedere tra qualche anno un pugile di Ladispoli sui palcoscenici internazionali? La mia speranza è quella, sarebbe la più grande soddisfazione della mia vita riuscire a vedere un mio pugile e toccare un palcoscenico importante che possa essere un'Olimpiade o un buon traguardo da professionista. Attimi di commozione al momento della consegna della targa a Marco Onica, papà di Daniele scomparso 2 anni fa, al quale è stato intitolato il torneo. Una serata particolare perché questo era lo sport di Daniele, era quello che amava da sempre e quindi il miglior modo per ricordarlo penso sia quello qui di far esaltare questo sport che riesce a racchiudere un po' tutti quanti i valori che ci sono nella vita. Daniele sognava di diventare un campione di box. Sì, era la sua passione, era diventata grazie a Silvestre Stallone e poi come tutti quanti i bambini succede.